Bene, ora mostriamo alcune tecniche di difesa dal coltello con l'applicazione Tai Chi Chuan. Ricordiamoci sempre che la difesa dal coltello è una cosa estremamente delicata, per cui per arrivarci dobbiamo avere acquisito esperienza decennale almeno. Noi lo facciamo per vedere che il Tai Chi ha dei fondamenti anche in questo senso. Bene, quando ci dobbiamo difendere dal coltello, ricordiamoci sempre che come estrema difesa dobbiamo sempre mostrare la parte esterna del braccio, mai la parte interna, che la parte interna corre l'arteria succlavia e rischiamo la vena succlavia e rischiamo di perdere sangue in pochissimi secondi. Nell'attacco al coltello stiamo attenti alle arterie, per cui dobbiamo stare attenti a questi punti. Bene, ora facciamo alcune applicazioni. Cominciamo con l'attacco all'addome, che è quello più classico, quello che può capitare più spesso all'aggressore da strada. Blocchiamo bene il polso. Con l'altra mano blocchiamo la mano in modo che la mano non possa muoversi. Ci muoviamo, mettiamo il braccio in leva e ci impadroniamo del coltello. La seconda possibilità di ottenere attacco alla strada è l'attacco circolare. Entriamo, anziché uscire, entriamo. Si può pensare che è più facile uscire, è meglio entrare. Entriamo, abbiamo parato, spingiamo le braccia dell'aggressore verso il suo corpo mentre scende. A questo punto possiamo fare questo, presa di leva e impadronirci il coltello. Ricordiamoci sempre che il coltello deve essere impugnato con due dita nel modo che possiamo vedere, perché se il coltello è filatissimo ci tagliamo la mano.